Salve a tutti e benvenuti alla terza parte, alla quarta parte ed ultima della saga di A Spasso con Lillo e Milano. Oggi ci troviamo a San Pietro e stiamo andando a prendere Fiatella. Cercheremo di trovarla seminando panico lungo le strade. Ricuccio l'ultima volta, vi ricordate, ci aveva abbandonato, quindi oggi siamo con Lillo e Milano. Ve li farò vedere. Non ve li posso far vedere perché sono occupati. Sentite le ossa che si frantumano. In queste settimane si sono sporcati la fedina penale di marmellata. Lillo e Milano. C'è molta selvaggina in questa zona, andiamo a caccia di fiatelle. Con il nostro super fucile. Ecco. C'è l'Alfa Romeo che ci insegue. Ora Lillo e Milano stanno sparando. Ecco che ci aiuta. Ecco, potete vedere, questa è l'ultima parte, la resa dei conti finale per Lillo, Milano e CJ. Lillo e Milano partecipano attivamente alla sparatoria. Facci strisce di rosse l'Alfa Romeo. Potete vedere che l'Alfa Romeo sono macchine mimetiche, cioè cambiano colore all'istante. Vedete, da bianco diventa un blu cappuccino. Ora cercheremo di leguarci in qualche modo, anche se Lillo e Milano non si arrenderanno mai. Ed ecco che volano, questa è sempre la solita rampa. Si aggiusta in volo. Per poi rompersi all'impatto. Incredibile giravolto. C'è anche l'elicottero. Siamo quasi ricercati a 4 stelle. Vedete come cambiano colore le auto. Sta per scoppiare. Lillo e Milano forse devono andare al bagno, sono un poco spaventati. Segue bene l'invenzione. Come potete vedere, ha preso fuoco l'auto. Ha morto. Ehi, diventa San Picchiolino. Ecco, ecco. Ed ecco che ci salviamo per miracolo. Intanto le Alfa Romeo cambiano sempre colore. Sono come i camaleonti. È bello però così qui cambia sempre colore. È di nera. È pure realistico che il vetro non si rompe, si sfrantuma un po'. Ora cercheremo di andare sull'autostrada. Ecco che andiamo un po' alla campagnola. Probabilmente troveremo un posto di blocco. Siamo sul casello. Ecco il posto di blocco. Lillo e Milano però partecipano attivamente agli spari. Ora tenteremo di sfondare il posto di blocco, ma... Ecco che stiamo lottando con le ruote bucate. Lottiamo in tutti i costi. Abbiamo le ruote bucate. Cercano di tamponarci con un po' di ovatta.
Tampone due volte e alcol. Lille e Milano intanto si leccano le ferite. Ed ecco un tre ruote che porta il bombo. L'Alfa Romeo mimetica. E di Carrocci. Adesso ci rivedremo sull'autostrada. Prima di andare in autostrada, ci siamo recati nella città di Lille e Milano. Infatti già sul cartello c'è scritto benvenuti alla città di Lille e Milano. Infatti mentre entravo stavo per mettere sotto un esemplare di Milano sotto il parabrezza. Ma adesso vi facciamo vedere un esemplare di Milillo che socializza con le persone altrui. Eccolo, potete vederlo come aveva appena socializzato e adesso viene con noi. Ecco. Adesso ci vediamo direttamente in autostrada. Ecco, stiamo facendo una sosta per fare una lezione di piscina stile cagnolino a Lille e Milano. Stile gatto capuzzo. Canvort. Adesso li portiamo sulla nostra boat. Bella, una bella barca. Una campo subitamente. Aspettiamo il loro arrivo. Adesso li porteremo in barca. Dove sono? Ecco che sono saliti. Possiamo fare un giro sul nostro squalo. Ecco, ci accingiamo a forte velocità verso l'atollo di Bikini. Ecco, ci troviamo in strada con Lille e Milano che sulla nostra boat. Siamo entrati qui per via di un elicottero. Vedete i motori sterzanti, le loro ventole. Adesso prendiamo il nostro mezzo. Mezzo Enzo. Dove sono Lille e Milano? Ecco qui. Speriamo che non li faranno secchi. Questo è un mezzo blindato. Poi ci attacco una bombetta delle mie. Ma tengo, un fumoggio. Ma si intossica Lille e Milano. Ecco. Ora cacciano tutto il catarro che hanno in gola. Con le loro sigarette. Chissà lungo andare morto. Con le loro sigarette fatte di salvia. Salvia. Ecco. Chi mi ha messo sotto? Come al cielo, ecco. Come siete messi contro proprio. Ecco. Ecco un fuggitivo. Non senti l'acqua qui. Chi è questo? La signora in bel giallo. Ecco. Cerchiamo un mezzo a nostra disposizione. Ma questo che qui non c'è niente. Diciamo un mezzo deficiente in questa città. Metto pausa. Potete ammirare il loro linguaggio astrolopiteco. Guardateli in faccia. Parlano un caucasico molto stretto. Si recano, vanno ogni settimana dal dentista. Potete vedere qui il manifesto pubblicitario che ha messo Milano e Lillo per la loro campagna contro il ciccionismo. Potete vedere le pance come donne incinte, ecco. Il motto di Lillo e Milano è: ha mangiato per prosciutto, riviende come una sausicchia. Oh, ecco un pacco. Potete vedere gli effetti della sua pancia che non ce la fa correre ma rilento. Ora lo facciamo un po' correre. Ecco. Lo facciamo ballare. Via, scattare. Ecco, andiamo, possiamo correre adesso. Noi siamo in forma perché facciamo la tissa anoreica. Tu sono sti crapati. Sono affascinati dal mondo dei camion. Ti sparo di bravo. Infatti il loro magazine preferito è Tractor Magazine. Guardate com'è depilata la schiena. Guardate.
Ha i peli come una pecora. Di solito ha le coltivazioni di funghi porcini sulle sue schiene. No, lo ho, quindi come... No. Che può morire... Oh! Ecco. Come fa? Ecco. Oh, riscappa lì! No! Io non ho detto... Perché quando faccio le riricco se non facciamo mai le riprese? Non fai riprese che toglie ricci? No, ma ci trovo tipo lo sco senza roba. Ecco che siamo a Fort Kelson o qualche parte. Stiamo per prendere. Ah, ma ci sono riprese. Stiamo per riprendere, cercare il tipo losco senza nome. Sarebbe il cugino lontano. Eccolo lì, il tipo losco senza nome. È un cugino direttissimo, ecco. Di Milano e Lilino. Che c'è. Ecco, prendi il track, cavolo. Chi c'è uno con cose blu? C'è una brutta. C'è una cosa, segnalino brutta, di certo. Ah, è una zita. Ecco, aveva una zita. Sì, metti sì, sembra così. Mi piace tradire questi. Ti chiamerò comunque, il mio nome è Barbara. Barbara D'Urso, ecco che abbiamo Barbara D'Urso. Uscire gratis di prigione. No! Che ci sa Barbara? Ma invece uscire gratis di prigione. C'è il tipo losco senza nome partecipa agli omicidi. No, più della macchina. Più della macchina. Un mezzo qua. Ecco. Il tipo losco spara. Ecco. Mo. Attendi che cacchio. Ecco, mi sembra in ambusso. Guarda che stiamo riprendendo. Ecco. Sì. Che cosa già metti dalla vita? Ed ecco qui ci accingiamo ad andare verso la superstrada. Ecco. Giovanni a chitarra a monnezza. Mancava questo. Questa è la nostra accessa. Un zambello. Il tipo losco senza nome è troppo losco. Siamo in queste cave ben squadrate. No, siamo su delle coste. Su un precipizio. Un precipizio, mancava davvero tanto così. E qui che Lillo viene a fare la pipì direttamente in mare. Viene a pescare i tonni usati nella sua polenta sul disco. Sì, io ma. Ecco, forse abbiamo un gesto, un accesso all'autostrada. Ecco. Il tipo se lo scusa senza nome non parla. Però sono il clan. Oh, un gesto. Un gesto. Questi accessi a 90 gradi non li sopporto. Ah, cacca, vai troppo veloce. Ed ecco che stiamo guidando contro mano. Ci sono un sacco di 500. Il macchione. Ah, buoni. Spariamo gente vera. Nessuno ci vuole ricercare. Si cagano solo. Ecco, finalmente. Qualcuno. Aspettiamo la polizia a braccia aperte. Arriverà da lì. Queste mitraglie sono molto efficienti. Ecco, adesso siamo sicuro di cercare.
Siamo sicuri che il tipo losco senza nome. Adesso facciamo un po' di giochiamo ad evitare le macchine. Stiamo parlando del Tagatau. FBI di mezzo. Scoppiano delle auto. Now where's my Jackie? Precious cat.